Ciao a tutti e buon anno! Inizio l'anno proprio alla grande con una richiesta che mi avevate fatto un bel po' di tempo fa. Mi avevate chiesto un fondotinta di colore beige adatto per le pelli chiare. Eccolo qua, questo è il fondotinta. E vi darò la ricetta, vi mostrerò com'è una volta applicato tutto all'interno di questo video. Questo è il colore, è un colore chiaro, perfetto per le pelli chiare, ma è anche un colore jolly. Perché questo colore, se soprattutto non siete sicure del vostro sottotono, non so, vi chiedete ho il sottotono rosato, sottotono ambrato, sottotono beige, provate questo colore, l'importante è che abbiate la pelle chiara, un po' come la mia. Spero di avervi fatto venire voglia di iniziare a spignattare. Allora adesso vi lascio subito alla ricetta e al video, al tutorial passo passo dove realizzeremo insieme questo fondotinta. Vi lascio subito al video. Inizio mostrandovi l'occorrente, una bilancina di precisione, due contenitori adatti alla bagnomaria, dei cucchiaini di plastica, un mini mixer a batteria, un pestello, comunque un oggetto, qualcosa per poter mescolare e pestare i pigmenti, un piccolo tappino, un contenitore, una mascherina e dei guanti. Passiamo subito allo spignato, alla ricetta. Inizio pesando gli ingredienti della fase acquosa. Ho deciso di utilizzare della normalissima acqua demineralizzata, quella che utilizzate di solito per il ferro da stiro a vapore. Poi aggiungo un po' di glicerina vegetale e mescolo bene il tutto. A parte, in un piccolo tappino, un piccolo contenitore di plastica, peso la gomma xantana, che aggiungerò poi alla fine, nel momento in cui realizzerò l'emulsione, ma poi vi farò vedere nel dettaglio. Adesso la metto da parte. Inizio a pesare tutti gli ingredienti della fase oleosa. L'olio di jojoba, che potete trovare tranquillamente al supermercato. Io ho scelto questo dei provenzali. Poi aggiungo un po' di olio di girasole e olio di riso, due oli che sono facili da trovare al supermercato e che probabilmente avrete già nella vostra dispensa o che usate già per cucinare. Passiamo a colorare questo fondotinta. Aggiungo la base bianca, il biossido di titanio, che è il pigmento che è quello che dona coprenza al fondotinta. Io mi aiuto con un pestello per mescolarlo bene e per togliere tutti i grumi. E poi aggiungo il secondo pigmento minerale, l'ossido giallo. E anche questo lo mescolo aiutandomi con il pestello. Ed infine l'ossido rosso, che dovete sempre aggiungere insieme all'ossido nero alla fine. Ce ne vuole un pochissimo. E come potete vedere ci vuole anche pochissimo ossido nero. Quindi questa è un po' la scaletta: prima il biossido di titanio, poi l'ossido giallo, poi pochissimo ossido rosso e poi l'ossido nero. Alla fine aggiungo l'emulsionante, ho scelto cera emulsionante 3, conosciuta meglio come glycerin stearate, ma potete utilizzare anche un altro emulsionante come ad esempio olive 1000. Passo in cucina. Riempo un tegame, una padella con un po' d'acqua
e immergo all'interno dell'acqua i miei due barattolini. Intanto, mentre aspetto che la cera emulsionante si sciolga, nel frattempo tengo a portata di mano tutto ciò che mi servirà poi per fare le emulsioni, quindi mini mixer a batteria, un contenitore con dentro l'acqua fredda, la gomma xantana. Iniziate a mescolare l'emulsionante con i pigmenti. Aspettate un po', poi quando vedete che tutto si è sciolto perfettamente, privo di grume, allora togliete i barattolini dal fuoco e versate la fase acquosa nella fase oleosa. E dopo pochissimo, versate anche dentro la gomma xantana. Continuate a mescolare con il mini mixer a batteria. A un certo punto vi accorgerete che il preparato comincia ad addensarsi. Allora prendete il vostro barattolino, lo immergete in un altro barattolino contenente acqua fredda, così il preparato si raffredderà più velocemente. E poi continuate a mescolare. Non abbiate fretta, mi raccomando. Quando vedete che si è addensato, che questo fondotinta si è addensato e che non riuscite più col mini mixer a batteria a mescolarlo bene, allora vuol dire che il vostro fondotinta è pronto e avete creato l'emulsione. Aggiungo alla fine le microsfere di silice, se non le avete potete utilizzare anche dell'argilla bianca, detta anche caolino. E la silice è molto importante perché oltre ad aumentare la tenuta del prodotto, minimizza quelle che sono le rughe e le imperfezioni. E quindi avrete un incarnato sicuramente più uniforme. Mi raccomando, mescolate bene la silice fino a quando non vedrete più grumi. Poi aggiungo il conservante, il Coscard, e mescolo sempre bene il tutto. Il fondotinta è quasi finito, manca soltanto la misura del pH. Per misurare il pH di questo prodotto colorato dovete fare così, ne prendete un po', ne mettete un po' in un barattolino e aggiungete dell'acqua distillata fino a farlo diventare un pochino più liquido. Poi immergete la vostra cartina, la tirate su e come potete vedere la cartina è leggibile. Visto che il pH è sul 6, aggiungo una goccia di acido lattico in modo da renderlo un pochino più acido, perché voglio arrivare a 5, 5.5 di pH. Faccio di nuovo la stessa cosa che ho fatto prima e utilizzando una nuova cartina misuro di nuovo il pH. Questa volta ci siamo, il pH è 5, 5.5, quindi il fondotinta è pronto. Io spero che questo video vi sia piaciuto, che questa ricetta vi sia piaciuta, provatela mi raccomando. E soprattutto se provate questo fondotinta, fatemi sapere come vi siete trovate, fatemi sapere le vostre impressioni, le vostre opinioni, sono curiosissima perché io realizzo questi fondotinta, però sono anche curiosa di sapere che cosa ne pensate voi. Se vi è piaciuto questo video, se vi è piaciuta questa ricetta, non vi dimenticate di mettere un mi piace. Se non vi è piaciuta, fatemi lo stesso sapere il vostro parere mettendo un non mi piace e magari date un'occhiata anche al canale. E se vi piace, vi ringrazio se vi iscrivete. Io vi saluto e vi aspetto la prossima settimana con una nuova ricetta. Io vi aspetto la prossima settimana con un nuovo video e con una richiesta che mi avevate fatto. Mi avevate chiesto di realizzare un eyeliner color petrolio, che è veramente un bellissimo colore, perfetto quasi per tutte. E io la prossima settimana vi farò vedere come realizzare questo eyeliner. Vi saluto e vi aspetto la prossima settimana. Bacioni a tutti, ciao!